Hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andrenink 91 in questo nuovo episodio di Nazuma Eleven 3 Ogre all'attacco. Cominciamo subito con una scena ovviamente relativa a Ogre, al futuro, dove si trovano i soldati dell'Ogre. E ancora non sono partiti, però l'operazione spaccatuono in realtà sarebbe già cominciata. Ah no, sta per cominciare allora. Ogre, la missione spaccatuono sta per cominciare. Gli ordini sono di tornare indietro al tempo di Mark Evans 80 anni fa e cambiare il corso della storia. Questo ormai abbiamo capito. Preparatevi a usare i vostri poteri se gli eventi volgeranno a vostro sfavore. Agli ordini, signore. Ogre, ai vostri posti. E via così? Va bene. Presto sorgerà una nuova era. Il sole illuminerà un mondo senza il calcio. Non falliremo. Non possiamo fallire. Che poi mi ricordo che nel film però in realtà era solo un test. Quello di eliminare il calcio. Non era un... Non volevano eliminarlo per davvero. Poi lo sanno loro e non si capisce mai niente. Nella traduzione si perde sempre qualcosa, quindi... Alla fine... Tanto è. Il giorno seguente su una collina dietro la Raimon. Uè, ma cos'è? Cani che ballano. Attenzione. Eccoli. Il Giappone era così 80 anni fa. È più brutto e maleodorante di quanto pensassi. Non dovremmo restarci a lungo. Questo Mark Evans non sembra una minaccia, anche se l'ammiraglio Hillman non la pensa così. Bene, andiamo, distruggiamo Evans e torniamo a casa. Semplice e pulito. Temo non sia così semplice. Qualsiasi azione che si allontani dagli ordini ricevuti potrebbe avere effetti inaspettati nel nostro tempo. Dobbiamo... modificare la storia seguendo gli ordini alla lettera. Che la missione abbia inizio. Interessante. Il Giappone 80 anni fa era maleodorante? Ma un momento, abbiamo due losche individui che non sappiamo chi siano, che devono incontrarsi con Mark e gli altri, ma hanno visto un lampo. Andiamo sulla collina a indagare. Su, forza! Cosa? Ehi, aspettami! A chi la ferma più ora? Ovviamente noi sappiamo già chi sono, però il gioco deve tenerle in un qualche modo oscurate. Certo, chi non ha giocato gli altri Nazuma ovviamente riceverà... non sa chi sono, quindi riceverà una specie di sorpresa, diciamo. Ma noi che già sappiamo, noi già abbiamo giocato, noi sappiamo chi sono. È difficile comunque sia che una persona inizi a giocare da un punto a caso di una serie di videogiochi... tipo Inazuma. Voglio dire, ogni serie di Inazuma, ogni videogioco ti prepara da zero per arrivare al top, ok. Però è difficile che uno inizi a giocare dal terzo capitolo di Inazuma Eleven 3 e gli altri due che fanno? Sono stronzi che non li compro? Ora puoi accedere alla collina segreta. Vai sulla collina segreta a cercare le ragazze, ma così? Ah, bello. Ok. Ma perché il Giappone era maleodorante 80 anni fa? Che è successo? Ok, questi... l'Alius Academy addirittura. Ma questi proprio parlano di cose di 100 anni fa, io non lo so. Ma vediamo un po' chi sono questi due. Io proprio... pensavo di Vittoria, conoscere la zona intorno, no, alla Raymond, davvero. Le mie tasche. Ma non ero mai stata qui prima d'ora. Ma hai detto andiamo a indagare su quella collina. Come fai a sapere che è una collina se non ci sei mai stata prima? E questo è Suzette, ovviamente. Vittoria e Suzette, conosciute nel secondo in Nazuma Eleven. E dai, Vittoria, devi incontrarmi con il mio adorato sacchiotto. Diamoci una mossa. Cosa siamo venuti a fare qui? Ah, il tuo adorato Eric. Beh, Vittoria, Suzette. Sappi, ciao, che il tuo adorato Eric è in volo per... o meglio, Jerry sarà già arrivato in America oramai, dopo 3 giorni. È già arrivato in America... e si sta allenando lì con la squadra sua per giocare ai mondiali. Mark! Un po' contenta, eh? Suzette e io siamo venute a
qualificazioni del Football Frontier International. Che poi guarda caso qui c'è un campo da calcio. Mi chiedo a cosa serva. Sì, dobbiamo affrontarle anche qui. Zuccherino, tesorino, sono arrivata. Preparati a essere ispirato dalle mie canzoni d'amore. Ecco, cosa che non vorrei mai sentire, le tue canzoni d'amore. Ma anche fosse, no? Dove sei nascosto il mio anche fosse. La squadra, tutta la squadra, insieme alle riserve. Tu lo vedi che non c'è, no? E poi anche fosse non ti sei sentita con Eric che ti diceva che andava in America? Non ti ha chiamato? Ecco, temo che se cerchi Eric... E mo lei strangola Willy. Stai scherzando, vero? In America? Vuoi dire che è partito per gli Stati Uniti senza dirmi niente? Non ci credo, bugiardo! E invece ci devi credere, ecco, voglio strangolarlo. Io non c'entro, ambasciatore non porta pena, giusto? E invece porta la pena, come no? L'ambasciatore la porta e come la pena? E se la prende pure. Sono due persone molto vivaci, vero? Puoi dirlo forte, sono due vecchie amiche che ci hanno dato ad affrontare la Lios Academy. Amiche? Oh, che bello. Come, amiche? Oh, che bello. Non fare quella faccia triste, ora anche tu sei un'amica della squadra, Camelia. Grazie. Tra manager, se non ci si aiuta. Ehi, Mark, facciamo una partita in onore dei vecchi tempi. Ho una squadra fortissima. E messo su una nuova squadra. Ovvio, una squadra tutta al femminile. Ero triste per non essere stata chiamata per le selezioni e ho dovuto inventarmi qualcosa. Allora ho messo insieme una squadra di ragazze tostissime e ci siamo allenate. Vuoi vedere quello che sappiamo fare? Puoi scommetterci, andiamo! Bastava che tu ti unissi alle CCC Girls e... a posto, ecco la squadra femminile. Ma Mark, il sorteggio inizia tra poco! Ebbene, parla con Victoria per giocare un amichevole. Non avrei tanta voglia, però devo farlo. Collina segreta. Beh, carina, dai, però. Bel posto, insomma. Mi sarebbe piaciuto averlo anche sugli altri Nazma, ma però è esclusivo. Vabbè, la partita non la faccio vedere, ovvio. Però vedete? Ci sono tante squadre interessanti, tipo l'Uzbekistan, la Cina, e anche la Thailandia, anche il Barracuda dell'Arabia Saudita. Noi giocheremo solo contro Big Waves, Qatar e Corea. Quelle altre squadre, sarebbe bello comunque sia provare a sfidarle, a vedere se ci sono nel gioco. Non ricordo assolutamente se magari ci sono nelle amichevoli, però forse i Barracuda può essere. La Spagna e la Francia ci sono, ma forse non possiamo affrontarle perché non si sono neanche qualificate ai mondiali del 2010. Praticamente il gioco è uscito l'anno dei mondiali, ma è stato programmato, diciamo, in 4-4-8 i giocatori che sarebbero poi comunque sia andati ai mondiali nel gioco, ovviamente. E squadre anche, tutto quanto programmato in fretta e furia. Nel frattempo i più forti giocatori del mondo avanzavano velocemente nel loro cammino mondiale. Il Brasile, vediamo un po'. Macro Bingo ha condotto la sua squadra a un'altra brillante vittoria. Questo ragazzo è destinato a entrare nell'Olimpo del calcio. Bravo. Robingo sei la nostra stella. Lunga vita al re dei fantasisti. Vabbè, re. Allora, Mac, siamo alla fase finale dei mondiali. Presto anche il nuovo allenatore segnerà a noi, giusto? Proprio così. Non vedo l'ora di incontrarlo. Non vedrai proprio l'ora. Meglio per te se lo incontri il più tardi possibile. America, alla festa per celebrare il passaggio dell'unicorno alla fase finale. Allora ci sono anche Eric e Bobby. Salve a tutti, è con noi il giocatore che senza ombra di dubbio ha la spinta decisiva per superare turni di qualificazione. Ma a dire il vero dovrebbero comunque sia intervistare il capitano. Interrogare, mi uscito proprio malissimo. Eric, che prestazione superba! Adesso tutto il mondo sa perché ti chiamano il mago del pallone. Tu e Bobby siete riusciti a dare quel tocco in più per mettere l'unicorno in condizione di lottare per il titolo. Grazie. Starai già pensando alla fase finale del torneo? Ci sono giocatori o delle squadre che ti preoccupano particolarmente?
Lui si gira, rivolge lo sguardo al cielo e poi risponde: certo, penso che i nostri rivali più temibili siano i nostri vecchi compagni della squadra giapponese. Davvero? Credi davvero che siano in grado di metterci in difficoltà? Beh, non vedo l'ora di fargli vedere chi comanda. Avrei la possibilità di farlo, questo è certo. Non c'è dubbio che quei ragazzi accederanno alla fase finale. Buono allora. Sembra che ci siamo qualificati prima di voi, Mark. Ci vediamo alle finali. Vi siete qualificati prima perché a me non hanno fatto giocare le altre partite? Nel frattempo i migliori giocatori del mondo si contendevano un posto nella fase finale del Football Frontier International. Siamo in Italia! Yuhu! L'ultima parte del girone europeo sta per cominciare e la tensione è alle stelle. Riusciranno gli italiani dell'Orfeo a vincere anche questa partita e a qualificarsi per la fase finale del Football Frontier International? Paolo, sono preoccupato. I nostri avversari sembrano molto forti, non ti pare? Pensi davvero che riusciremo a batterli? Tranquillo, Gigi. Non è motivo di preoccuparti. Oggi la dea della vittoria ci sorriderà. Chi? La dea della vittoria? È un'altra ragazza con cui hai fatto amicizia? Caspita Paolo, sei vero e proprio Casanova. Wow, voi siete molto divertenti. No, noi italiani però siamo più divertenti di come ci dipingono loro i giapponesi, eh? È il momento della verità. Quale squadra tornerà a casa con un biglietto per la fase finale sull'isola di Liyokot? Forza ragazzi, dobbiamo vincere. Per l'Italia! E per lei. Sì, capitano, per lei chi? Non si sa. In una piccola nazione africana. Oh, il piccoletto è diventato grande ora. Ecco il fischio finale che sancisce l'ingresso di questa squadra alla fase finale del Football Frontier International come rappresentante del continente africano. Un vero peccato che la partita di oggi non ci abbia offerto uno spettacolo di maggiore qualità. Hai ragione, Tony. Non credo che questa squadra abbia molte speranze di vincere il Football Frontier International. Prenderanno una bella batosta. Allora, ragazzi, che mi dite di questa partita? Vi è servita almeno da riscaldamento? Sì, maestro. Ora accederemo alla fase finale. Maestro, maestro. Possiamo giocare al massimo delle nostre capacità nella fase finale? Per favore? Tranquilli. Quando verrà il momento, mostreremo a tutto il mondo quello che siete in grado di fare. Siamo tutti con lei, maestro. Arriveremo in cima al mondo. Diventeremo i numeri uno. Tu ne sei convinto? Presto incontrerai quel Mark Evans di cui parla sempre il maestro. Già. Chissà chi è il maestro, allora. Non vedo l'ora di affrontarti, Mark Evans. Va bene, non ti aspettiamo. Bene, per oggi non ci sono altri contenuti da mostrare per quanto riguarda Attacco agli Ogre. Torneremo comunque sia domani con nuove eccitanti sfide nel mondo di Nazuma Eleven. Non so perché sto facendo questa cosa tipo un presentatore anni 80, però penso che possa funzionare. Quindi Cuggi, come sempre, vi ricordo in descrizione i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.